Esistono paure di cui si nutrono da sempre romanzi e film dell'orrore. Paure che si alimentano del buio e che però terrorizzano più dei racconti sui fantasmi perché sono storie reali e frutto della perversione umana. Nella lingua inglese c'è un termine che racchiude tutte le peggiori paure che possono albergare dentro di noi. Eppure il termine serial killer è relativamente giovane. Quella dell'assassino seriale è una definizione nata in America e arrivata da noi in Italia a metà degli anni Ottanta, a soppiantare la parola mostro, usata fino a quel momento dal linguaggio giornalistico, e che forse meglio rappresentava il terrore provocato dal sapere che una bestia assetata di sangue si muove libera in mezzo a noi. Morbosi e sociopatici, gli assassini seriali si ritrovano condannati a realizzare le fantasie della loro mente malata, una mente il cui meccanismo si è inceppato in un certo momento della loro esistenza, quasi sempre durante l'infanzia. I loro crimini esprimono un impulso incontenibile di violenza e un bisogno di ritualità. Seguono sempre un modus operandi che diventa marchio, una firma che svela un'ossessione, quasi sempre di natura sessuale. Di tutte le storie dell'orrore, quelle sui serial killer raccontate nelle cronache dei giornali sono le più spaventose di tutte, perché le vittime di questi mostri sono sempre persone comuni, persone reali, persone come noi. Sono Massimiliano Iattoni Dall'Asen e questo è il mio podcast dedicato ai peggiori serial killer della storia. La modesta camera da letto, dove inizia questa storia, è immersa nella penombra. Dalla poca luce che filtra attraverso le tende tirate, un ragazzo di nome Jerry Howell riesce a capire che è mattina. Jerry si è appena svegliato, ma aperti gli occhi un dolore lancinante alla testa gli impedisce di pensare lucidamente. Si ricorda che la sera prima ha bevuto parecchio, ma mai in tutta la sua giovane vita il dopo sbornia è apparso così devastante. Quando tenta di alzarsi dal letto, un'ondata di panico gli fa dimenticare tutto per un attimo, anche il dolore. Qualcosa lo tiene trattenuto al letto, una corda spessa gli lega mani e piedi. Come i lampi del flash di una macchina fotografica scattati in rapida successione, nella mente di Jerry si affastellano a ondate confuse una serie di immagini, tutte spaventose. In quei ricordi allucinati c'è sempre la figura di un uomo che incombe su di lui mentre il suo corpo prova un dolore indicibile. Poi, all'improvviso, una silhouette si staglia davanti alla finestra, le cui tende ora sono spalancate. La luce del sole inonda la stanza e Jerry realizza di non essere a casa sua. La figura gli si avvicina. A ogni passo diventa più grande. Alla fine prende le sembianze di un uomo massiccio, stempiato e coi baffi. Un uomo che Jerry conosce bene. Il ragazzo, con le poche forze che gli sono rimaste, tenta di divincolarsi. Nella testa una voce gli grida «Scappa!», ma è tutto inutile. Quando l'uomo si china su di lui, sente un ago penetrargli nel braccio e pochi secondi dopo il sole di Jerry si frantuma per sempre. Quella stessa notte il corpo del ragazzo viene macellato nel seminterrato dell'abitazione posta al numero 4315 di Charlotte Street a Kansas City. È il 5 luglio 1984. Inizia in questo giorno d'estate di più di 35 anni fa la storia delle vittime del macellaio di Kansas City. Ma la storia del mostro inizia molto prima. Inizia negli anni 50, al liceo di Cuyahoga Falls, cittadina dell'Ohio, dove nel 1949 è nato Robert Berdella Jr., un bambino goffo e timido che a scuola tutti bullizzano. Perché i ragazzini, lo sappiamo, sanno essere molto crudeli e su Robert è facile accanirsi. Ha qualche difficoltà nel linguaggio e porta due occhiali dalle spesse lenti a fondo di bottiglia. Ma a casa Berdella le cose non vanno meglio. Il padre di Robert, un italo-americano che lavora come operaio alla Ford, unisce al fervore religioso il piglio del padre padrone.
Non passa giorno, infatti, che l'uomo non picchi il ragazzo o cerchi di umiliarlo, preferendogli il fratello, che ha un fisico slanciato ed è molto sportivo. Robert ovviamente ne soffre, il suo carattere diventa introverso e schivo, ma la morte improvvisa del padre, a soli 39 anni nel 1965, non è per il ragazzo una liberazione. La madre, infatti, decide di risposarsi e per Robert è un nuovo trauma che lo porta a rifugiarsi ancora di più nel suo mondo solitario, fatto di pittura, numismatica e filatelia. Questi interessi, però, convincono Robert a trasferirsi nell'estate del 1967 a Kansas City per studiare arte. There's something happening here. Il 1967 è un anno fondamentale nella storia americana. Durante quell'estate, infatti, decine di città sono teatro di disordini razziali, mentre i movimenti giovanili antisistema stanno per dare vita al 68. Il panorama musicale mondiale, poi, in quell'anno, arriva a un punto di svolta con il debutto della band di Jimi Hendrix, quella dei Doors, di David Bowie e Leonard Cohen. Quelli, però, sono anche gli anni della massiccia diffusione delle anfetamine, dell'LSD, e Robert Berdella, il ragazzo goffo con gli occhiali spessi, arrivato in città con il sogno di studiare arte, incontra invece la droga. Nei primi mesi al Kansas City Art Institute, Berdella mostra il suo talento, ma nel giro di breve il profitto crolla. Studiare non gli interessa, preferisce consumare e spacciare droga tra gli studenti che ama scioccare poi torturando animali in loro presenza. Nel 1968 viene arrestato per spaccio e condannato a 5 anni di prigione con sospensione della pena. Un mese dopo viene arrestato di nuovo perché in possesso di LSD e si fa 5 giorni di cella. L'anno seguente Berdella si ritira definitivamente dall'istituto d'arte e trova lavoro come aiuto cuoco. Per arrotondare si mette a vendere gli oggetti antichi ed arte orientale che aveva collezionato negli anni, finché questa attività diventerà il suo lavoro e nel 1982 apre un negozio di antiquariato e bizzarrie esotiche. Nel giro di breve tempo Robert ha i soldi necessari per trasferirsi in una villetta di Charlotte Street, in un tranquillo quartiere residenziale della città. Ed è qui, mentre i vicini di casa lo considerano un cittadino quasi modello, per il suo impegno sociale, per il suo carattere gentile e i modi educati, che Robert decide di dare sfogo alla malabestia che vive dentro di lui e mettere in scena il suo personale film dell'orrore. Ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro, riavvolgere il nastro fino all'estate del 1965, tornare a Cuyahoga Falls, in Ohio, ed entrare nell'unico cinema della città. È domenica pomeriggio e vi stanno proiettando un film, Il collezionista, pellicola che è appena stata premiata al Festival di Cannes e l'anno seguente sarà candidata agli Oscar. Il film racconta di un modesto e timido impiegato di banca che passa dalla caccia alle farfalle alla caccia alle donne, che poi colleziona rinchiudendole in cantina. Nel buio di quella sala cinematografica, in quel caldo pomeriggio di luglio di oltre mezzo secolo fa, c'è anche Robert Berdella, che all'epoca ha 16 anni. Guarda ammirato lo schermo, dove giganteggia l'attore Terence Stamp. Ma non è la recitazione a interessare il giovane Robert, è la morbosità della storia. Ne rimane impressionato. Quando esce dalla sala, non riesce a smettere di pensarci. E sarà così, ossessionato, per i 18 anni seguenti, fino alla notte del 3 luglio 1984, quando Robert invita a casa sua Jerry Howell, il figlio 19enne di un uomo che ha conosciuto ai mercatini delle pulci, dove allestisce periodicamente un suo banchetto. Jerry accetta immaginando una sera romantica o forse una notte di sesso, ma Robert ha un progetto ben diverso. Jerry sarà la sua prova generale, sarà lui a fargli capire cosa si sente a porre fine alla vita di un essere umano. Appena entrati nella villetta, Berdella offre a Jerry una bibita che precedentemente ha riempito di tranquillanti. Il ragazzo è incosciente dopo pochi minuti e Berdella lo lega al letto, dove per almeno 28 ore verrà stuprato e torturato. Jerry esala l'ultimo respiro il 5 luglio, soffocato dal bavaglio che gli stringe la bocca, dal cocktail di droghe e tranquillanti e dal suo stesso vomito. A questo punto, l'assassino deve disfarsi del corpo.
trascina il cadavere nel seminterrato, dove lo appende per i piedi. Un taglio netto alla vena giugulare e Berdella dissangua completamente il corpo prima di farlo a piccoli pezzi con una motosega. I miseri resti di Jerry finiscono in alcuni sacchi dell'immondizia che verranno raccolti dagli inconsapevoli netturbini il giorno dopo. Quello che Robert Berdella ha provato mentre torturava e uccideva Jerry Howell è stata una potente scarica di adrenalina. Ora che il mostro che vive sotto la sua pelle ha assaggiato il sapore del sangue, ne chiederà ancora. Per 10 mesi Robert riesce a tenere a bada il suo lato oscuro. Fino al 10 aprile 1985, quando un suo ex coinquilino, il 23enne Robert Sheldon, bussa alla porta della villetta di Charlotte Street. Il ragazzo ha bisogno di un posto dove dormire. Berdella lo invita immediatamente a restare. Il killer non è attratto da Sheldon, non gli piace fisicamente, ma è una preda troppo facile. 2 giorni dopo, scioglie in una bibita un mix di Valium e acepromazzina, un sedativo per uso veterinario. E come aveva fatto con Jerry Howell, lo immobilizza legandolo al letto. Per 3 giorni Robert Sheldon viene sottoposto a ogni genere di violenza, fin quando lo sceno passatempo di Berdella è interrotto da un operaio venuto per aggiustare il tetto. Improvvisamente Berdella è in pericolo. Avere in casa un ragazzo che geme e chiede aiuto è impossibile da nascondere. E così il destino di Robert Sheldon è segnato. Dopo averlo velocemente soffocato con una busta di plastica, Berdella dissangua il corpo nella vasca da bagno e nei giorni seguenti lo fa a pezzi nel seminterrato, lasciando i resti ancora una volta nel bidone della spazzatura, tranne la testa, che viene sepolta nel giardino, perché Berdella ora ha deciso di tenere con sé alcuni trofei. La morte di Sheldon, però, è arrivata troppo presto per Berdella. La mala bestia, quindi, si rimette alla caccia di una nuova vittima. Nel giro di poco, altri 2 ragazzi scompaiono nel seminterrato e sono come farfalle che cadono da sole nella tela del ragno. Il primo, Mark Wallace, conosce Berdella per avergli fatto dei lavori in giardino e una sera di giugno del 1985 pensa di ripararsi dalla pioggia proprio nel suo capanno degli attrezzi. L'uomo lo trova e lo invita in casa. Wallace sta vivendo un periodo difficile, è depresso e preda dell'ansia. Berdella si offre di aiutarlo e gli propone per rilassarsi un'iniezione di clorpromazzina, un farmaco impiegato nel trattamento della schizofrenia. Mezz'ora dopo, il macellaio ha un nuovo schiavo legato nella stanza da letto. Wallace piange, ma questo non ferma il suo aguzzino, che decide di sottoporlo a una bizzarra forma di terapia di elettroshock, ai capezzoli e ai testicoli. Wallace non regge le torture e al bavaglio che gli impedisce di respirare. Berdella annota sul suo diario degli orrori, che tiene ormai dal suo primo delitto, la morte del ragazzo alle 7 di sera del 23 giugno 1985. Nell'anonima villetta di Charlotte Street, uguale a tante altre presenti in quel quartiere, sta squillando il telefono. È il 26 settembre 1985. 3 mesi prima, nel seminterrato, il corpo di Mark Wallace è stato eliminato nel solito modo. Quando Berdella risponde al telefono, si stupisce di sentire dall'altra parte la voce di James Ferris. È un ragazzo che ha visto qualche volta, ma non sono amici. James sa che l'uomo spesso ospita ragazzi sbandati e senza fissa dimora e gli chiede se può rimanere a casa sua per un po'. Il macellaio accetta e da perfetto, diciamo così, padrone di casa, predispone tutto per l'arrivo di Ferris. La fantasia del mostro galoppa. Quanto ha già fatto alle sue vittime non gli basta più. Questa volta vuole sperimentare cose nuove. Appena Ferris entra in casa, viene immediatamente neutralizzato, legato al letto e torturato quasi ininterrottamente per 27 ore, con lunghe scosse elettriche ai genitali che vengono anche bucati con aghi ipodermici. Il ragazzo inizia a delirare, ma Berdella non si ferma. Sul diario annota che Ferris non riesce a stare in piedi per più di 10-15 secondi. Il respiro è diventato molto affannoso. E infine, quando il ragazzo muore, Berdella conclude la pagina con un glaciale «esperimento terminato». Con la morte di Wallace, il demone che agita Robert Berdella sembra quietarsi